Sindaco, in risposta a Marsiglio lei ha parlato di scompostezza politica in vista anche della campagna per le regionali. Cosa risponde in pratica sul tema del nuovo ospedale? Sì, insomma, ha parlato di scompostezza politica e istituzionale nelle espressioni, anche nelle posizioni che ha assunto e nei toni. Ed è un nervosismo che si può giustificare solo per il fatto che è iniziata di fatto la campagna elettorale, ma non si può fare campagna elettorale sulla sanità e sul diritto alla salute dei cittadini teramani o comunque in generale sul diritto alla salute. Ed è un nervosismo derivante anche dalle contraddizioni enormi che sono esplose nel campo della destra, nel rapporto tra la destra teramana e quella abruzzese. La scelta politica la Regione Abruzzo l'ha già fatta nel 2022, l'ha fatta il Presidente Marsiglio senza trasmettere atti al Comune, peraltro, quindi senza coinvolgimento, nella sua competenza regionale ha già scelto che il nuovo ospedale si realizzerà, secondo lui e secondo la Giunta, a Piano d'Accio. È un atto scritto che però manca completamente di qualsiasi presupposto per andare avanti. È qui la presa in giro e il fatto che si è costretto questo territorio a sviluppare un dibattito senza avere chiarezza sulle risorse. Quella delibera non dice nulla sulle risorse mancanti, meno del 50% dello studio di fattibilità previsto. Quindi questo significa che le somme oggi necessarie sono molte di più, non chiarisce nulla in termini di copertura finanziaria, apre la possibilità anche al project che sembrava essere scartato e abbandonato come strategia e non dà alcun tipo di risposta. Tra l'altro in un contesto in cui la Corte dei Conti sulla spesa sanitaria ha rilevato una serie di problematiche sul piano regionale e non c'è un atto che preveda contrazioni di mutui. Ecco perché la posizione che ho assunto già nei mesi precedenti la campagna elettorale è stata molto chiara. Basta aperture di credito su questioni su cui la Regione non dà risposte. L'ospedale non si sposta da Villa Mosca, non si sposta dal Mazzini. Vogliamo un ospedale nuovo, un ospedale di secondo livello. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo tradotto nelle linee programmatiche già approvate dal Consiglio Comunale, ne ho parlato con l'assessore Veri qualche giorno dopo, avevo trovato un'apertura, ma evidentemente poi è successo qualcosa, è scoppiato un cortocircuito politico enorme nel campo della destra abruzzese e teramana. Noi andiamo avanti in questa direzione. Se la Regione Abruzzo, nella sua competenza, vuole realizzare, come chiediamo, l'ospedale subito a Villa Mosca, basta che faccia un progetto, che presenti il permesso a costruire, l'area già di destinazione sanitaria e può procedere rapidamente. Noi siamo assolutamente su questa linea e su questo discorso. Se poi ci sarà la necessità, come abbiamo già convocato, abbiamo già previsto la convocazione del Consiglio Comunale, ci sarà un ulteriore atto politico, ma la scelta politica è della Regione Abruzzo che l'ha già fatta. Oggi si trova a dover fare una retromarcia imposta dal sindaco, imposta dalla comunità, la faccia subito perché nessuno pensi che attraverso questo ritardo che la Regione Abruzzo sta mettendo in campo nel corso di questi anni, che questo ritardo possa essere pagato dalla sanità teramana. Non lo tolleriamo e non lo tollereremo.